Buongiorno. Notevole interesse suscita in questi giorni il lavoro dei magistrati di Palermo che stanno indagando sull'agguato mafioso del 3 settembre scorso nel quale furono assassinati Carlo Alberto Dalla Chiesa, il prefetto di Palermo, sua moglie Emanuela e l'agente di pubblica sicurezza Domenico Russo. Sentiamo da Bianca Cordaro a Palermo se ci sono stamane delle novità. Sono due i mandati di cattura emessi dalla Procura di Palermo nel quadro appunto delle indagini sull'assassinio del prefetto Dalla Chiesa, della moglie e dell'agente Domenico Russo. Ieri si era diffusa a tarda sera la notizia che un terzo mandato di cattura stava per essere spiccato. Per il momento questo però non è avvenuto, non si esclude che possa comunque verificarsi nel corso della giornata. Delle due persone colpite da mandato di cattura, entrambi sono indicati come esecutori materiali del triplice delitto. Una è stata arrestata, lo ricordiamo, in Calabria, si tratta di Nicola Alvaro. L'altra invece è latitante, si tratta del trafficante di droga Benedetto Santapaola, l'uomo che dopo avere affermato il suo predominio incondizionato sulle cosche catanesi avrebbe stretto una solida alleanza con i gruppi vincenti palermitani. Nelle prossime ore, questo è stato detto questa mattina al Palazzo di Giustizia, dovrebbero essere trasferite a Palermo persone arrestate al nord. Non è stato precisato se tre o quattro, persone delle quali non sono stati resi noti i nomi. Avrebbero avuto un ruolo, si è appreso tuttavia un ruolo, appunto, nella vicenda dell'assassinio del vicequestore Boris Giuliano. E questo è emerso in seguito al supplemento di indagini compiuto in alcune regioni del nord Italia dal giudice palermitano Borsellino due settimane fa, ma potrebbero aver avuto un'influenza non secondaria, anche se indiretta, così si è detto negli ambienti della procura, anche nel delitto Dalla Chiesa. Sembra invece escluso, almeno per il momento, il trasferimento a Palermo di Nicola Alvaro, associato immediatamente dopo l'arresto nel carcere di massima sicurezza di Palmi. Al carcere palermitano del Luciardone si è recato in mattinata il giudice Signorino per una serie di interrogatori. In queste ore, intanto, battute vengono compiute in diverse province. La tendenza delle indagini si delinea dunque sempre più netta. Si segue la pista dei collegamenti criminali fra Palermo e Catania, ma al di là di questa, il più complesso giro di interessi illeciti che unirebbe le cosche siciliane a quelle calabresi. C'è da dire però che se chiarezza si va facendo su quelli che sembrano essere stati gli esecutori materiali, continuano a rimanere nell'ombra i mandanti. Si parla infatti in maniera generica di droga, di appalti, non emergono però ancora elementi che consentano di personalizzare le responsabilità. Da Palermo concluso. L'incontro per il centro siderurgico di Bagnoli a Napoli tra il ministro delle partecipazioni statali De Michelis e una delegazione napoletana guidata dal sindaco di Napoli Valenzi e dal presidente della regione De Feo si è concluso a tarda notte a Roma senza un accordo. Eppure dalle dichiarazioni che abbiamo raccolto al termine di questo incontro ci sembra di intuire che qualche margine di trattativa ancora c'è. Per intanto il governo, e questa è una notizia positiva, ha accolto la richiesta pregiudiziale della delegazione napoletana, richiesta che diceva finché si discute non ci saranno fermate degli impianti. Questo il governo l'ha assicurato, però al tempo stesso non ha ritirato la procedura per la messa in cassa integrazione. Per comprendere i termini del problema va chiarito, e lo ha precisato lo stesso ministro, che è possibile ristrutturare Bagnoli senza fermarlo. Il fermo di 9 mesi di questo impianto, prospettato dal ministro De Michelis, nasce dalla richiesta della CEE all'Italia di ridurre la nostra produzione di acciaio. Tra le varie possibilità per ottenere questa riduzione, quella di fermare Bagnoli e intanto continuare a ristrutturarla è apparsa economicamente la più conveniente ed ecco perché è stata prospettata. Ma sentiamo l'intervista con Valencia e De Michelis realizzate al termine dell'incontro di questa notte. Ecco, sta per andare in onda. Signor Sindaco, una delle vostre richieste sembra che sia stata accettata, vale a dire il Ministro ha assicurato che non si fermeranno gli impianti, non ci sarà cassa integrazione finché si tratterà. Dunque siete soddisfatti? No, non siamo soddisfatti per niente.
perché seppure queste affermazioni il ministro le ha fatte, bisogna adesso che traducono nella realtà, e siccome molte volte le promesse non sono tradotte nella realtà, questa volta vogliamo prima vedere le cose poi. Peggio. E poi in secondo luogo c'è il fatto che quando il ministro parla di fermata, noi non possiamo accettare la fermata della salita sede di Bagnoli. Non lo possiamo accettare. Signor ministro, il sindaco Valenzi ci ha appena detto che non accetterà la fermata di Bagnoli. Ora, lei invece mi sembra che ha confermato che questa è l'ipotesi del governo. C'è ancora un margine di trattativa? Ma la trattativa c'è, nel senso che discutiamo, c'è una trattativa col sindacato che si deve ancora avviare concretamente nel merito, c'è il fatto che io credo nessuno possa assumere posizioni pregiudiziali dicendo io comunque non accetto la fermata, perché se tutti fanno lo stesso a Genova, a Taranto, a Bagnoli e così via, non c'è proprio la possibilità di venirne fuori. Noi un problema, noi comunque alla fine di questo confronto dobbiamo prendere delle decisioni che comportano una riduzione di produzione di acciaio e quindi la fermata di taluni impianti. Questa dobbiamo comunque prenderla. I lavoratori di Bagnoli esprimeranno oggi pomeriggio le loro valutazioni sull'esito dell'incontro di Roma nel corso di un'assemblea aperta alle forze politiche e alle istituzioni. Nella fabbrica comunque si registra una generale atmosfera di insoddisfazione. Per la segreteria regionale della FLM non si intravedono spiragli di soluzione positiva della vertenza, con la sostanziale conferma del piano Finsider e la relativa chiusura per 9 mesi dello stabilimento siderurgico napoletano. Il fermo dell'unico altoforno ancora in funzione, si ribadisce, impedirebbe la ripresa nei tempi annunciati dall'azienda. Anche lo sblocco dei finanziamenti annunciati destinati al risanamento della ferriera di Bagnoli, pur rappresentando una novità, non viene giudicato tale da garantire la continuità produttiva dell'Italsider. Questi temi saranno al centro della giornata di lotta indetta per la prossima settimana dalla Federazione Unitaria, uno sciopero generale regionale in concomitanza con la giornata di protesta indetta su scala nazionale sui problemi della siderurgia. A Bagnoli infine si aspetta con interesse l'annunciata visita del ministro delle partecipazioni statali De Michelis, prevista per domani. In un clima sindacale e sociale dunque difficile, si aprono oggi le trattative tra imprenditori e sindacati per il rinnovo dei contratti di lavoro. È un appuntamento dai cui risultati dipende la busta paga di milioni di lavoratori, ma che investe poi, coinvolge poi tutta l'economia italiana. Contemporaneamente sarà affrontato, insieme al problema del rinnovo contrattuale, il problema del costo del lavoro. Sul fatto che due problemi debbano essere affrontati nello stesso tempo c'è, tramite Spadolini, una intesa di massima, ma il discorso è ancora tutto aperto, anzitutto sulle procedure. Da parte dei sindacati si teme che possano sorgere di nuovo vecchie pregiudiziali che già l'anno scorso portarono alla rottura delle trattative, per cui l'incertezza caratterizza fin dal primo momento le trattative tra imprenditori e sindacati. Ma in primo piano oggi sono anche i problemi politici, rapporti tra forze politiche, situazione economica, se ne occupa la direzione socialista. Sarà Craxi a concludere i lavori. Per quel che riguarda la proposta di De Mita per un patto programmatico elettorale a 5, ha già risposto Martelli sull'Avanti. Vediamo le prime battute della riunione in corso stamattina. È una risposta del Partito Socialista che ha il significato di un no netto e che smentisce le previsioni di una risposta ambigua, diplomatica, né sì e né no, che c'erano state in un primo momento. Un rifiuto dunque, come lo motiva Martelli. Anzitutto ricordando che in tutti questi anni, pur assicurando la governabilità del Paese, il Partito Socialista mai ha aderito all'idea di una alleanza politica generale con la Democrazia Cristiana che andasse oltre la collaborazione di governo. Adesso l'idea addirittura di una alleanza organica con programma comune, con apparentamenti elettorali, appare del tutto fuori misura. Sarebbe un rifluire verso il centrismo e mai, ricorda Martelli, nella storia della collaborazione tra Democrazia Cristiana e socialisti c'è stata questa esperienza. In sostanza, con il suo no netto alla proposta di De Mita, il Partito Socialista respinge la prospettiva di un sistema di alleanze ruotanti intorno alla Democrazia Cristiana o intorno altri punti di riferimento. Ed è un no pronunciato ricordando il carattere di sinistra che impegna politicamente e idealmente il Partito Socialista. Perplessi i repubblicani, consensi
alla proposta democristiana sono venuti da altri settori del pentapartito, da liberali socialdemocratici con propria motivazione. Il dibattito politico con la scelta delle rispettive strategie è in atto in tutti i settori del fronte politico, alle botteghe oscure è riunito il Comitato Centrale del Partito Comunista, ci colleghiamo con Mimmo Liguoro. La seconda giornata di questo Comitato Centrale Comunista è caratterizzata fino a questo momento dall'intervento del senatore Armando Cossutta, un intervento molto critico sia sui problemi di metodo che su importanti aspetti di linea politica. L'unità del partito, ha detto Cossutta, appare se non proprio minacciata, certo indebolita e in qualche misura svilita, perché esistono nel partito e nello stesso gruppo dirigente differenze e a volte divergenze che raramente però si affrontano in modo aperto. Dunque non c'è un dibattito franco né una verifica pienamente democratica. E queste divergenze, queste diversità riguardano i rapporti con la politica dell'Unione Sovietica, e qui Cossutta ha ribadito la sua opposizione al cosiddetto strappo nei rapporti tra Partito Comunista Italiano e Partito Comunista Sovietico dopo i fatti di Polonia. Ma riguardano queste divergenze anche altre questioni importanti, come la vertenza sul costo del lavoro, i rapporti col Partito Socialista e la Democrazia Cristiana, il problema degli enti locali, per i quali, dice Cossutta, certi accordi tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista in Calabria hanno aperto dissensi tra i comunisti e non solo in Calabria, con ampie ripercussioni sul piano nazionale. A questo punto, dice Armando Cossutta, è necessario un confronto democratico pieno e completo nel partito, perché le divergenze vanno portate alla luce se poi si vuole superarle, ma, aggiunge Cossutta, solo la partecipazione di tutti alle scelte politiche può portare alla necessaria disciplina unitaria. E sempre sul piano del metodo, Cossutta si è detto contrario ad un congresso svolto a ridosso di eventuali elezioni politiche anticipate, perché il dibattito congressuale diventerebbe di tipo propagandistico, senza quindi quel confronto che Cossutta chiede. Un rischio, questo, che c'è anche per la vicinanza al congresso delle prossime elezioni amministrative. Dunque intervento critico di Cossutta, ma oltre a questo intervento il dibattito registra un approfondimento dei temi indicati ieri da Berlinguer: l'alternativa, il rapporto con i cattolici e i socialisti, la democrazia interna, e l'impostazione del segretario del partito risulta largamente accettata. Poco fa nel dibattito è intervenuto in Grau, le conclusioni stasera. È tutto, a voi la linea. È ormai avviata alla conclusione l'operazione antiterrorismo dei carabinieri, che ha portato a 30 arresti negli ambienti della eversione di destra in diverse città italiane. Continuano le tornate degli interrogatori da parte dei magistrati. L'intera operazione, come è noto, è stata coordinata dai giudici dell'ufficio istruzione della Procura di Roma. Per gli arrestati, le accuse vanno dall'associazione sovversiva e partecipazione a banda armata al favoreggiamento, quest'ultima accusa per alcuni dei personaggi minori. I magistrati cercheranno di trovare riscontri per quanto concerne gli attentati firmati dai NAR, i nuclei armati rivoluzionari, negli ultimi anni. Per il momento è prematuro attribuire responsabilità specifiche. Nei giorni scorsi erano circolate molte voci, alcune si sono rivelate inesatte. Roberto Frigato, ad esempio, arrestato a Milano dai carabinieri, è accusato soltanto di partecipazione ad associazione per delinquere e non è stato mai imputato né semplicemente indiziato per l'omicidio di due carabinieri assassinati a Padova dai NAR, i nuclei armati rivoluzionari. A Torino, entro stasera, i giudici potrebbero sciogliere la riserva nei confronti dell'industriale dolciario Giuseppe Maggiora e di Andrea Cosso. Come ricorderete, il figlio dell'ex re del biscotto è stato arrestato dai carabinieri insieme ad altre tre persone, tutte coinvolte nell'inchiesta sul terrorismo nero. Il giallo della morte di Roberto Calvi, l'ex presidente del Banco Ambrosiano, trovato impiccato sotto un ponte del Tamigi a Londra nel giugno scorso, rimane ancora uno dei casi polizieschi e giudiziari più intricati e misteriosi di questi ultimi tempi. Si sa che la magistratura londinese aveva chiuso l'inchiesta sostenendo che si era trattato di un suicidio.
I familiari di Calvi però si sono sempre dichiarati convinti che il finanziere fuggito dall'Italia qualche giorno prima della sua morte è stato assassinato ed hanno voluto la riapertura dell'inchiesta. La moglie di Calvi, Clara, che vive a Washington, in una intervista pubblicata stamane dalla stampa di Torino conferma questa convinzione anche perché si dice sicura che il marito stesse per tornare in Italia. L'intervistatore le chiede seccamente: chi lo ha ucciso? E la signora Clara Calvi risponde: penso che la risposta sia nell'ultima operazione preparata da Roberto e per cui si era recato a Londra, l'assunzione cioè dei debiti dello IOR, la banca vaticana, da parte dell'Opus Dei. In cambio dell'aiuto, è sempre la signora Calvi a parlare, l'Opus Dei chiedeva precisi poteri in Vaticano, ad esempio nella determinazione della strategia verso i paesi comunisti del terzo mondo. In Vaticano c'è una profonda spaccatura fra fautori e avversari della Ostpolitik, tra sinistra e destra. Su di essa si innestano forze occulte italiane e internazionali. Come escludere, si chiede dunque Clara Calvi, che Roberto sia stato assassinato anche per impedirgli di portare a termine un progetto conservatore come quello dell'Opus Dei. Il mistero del sommergibile avvistato 6 giorni fa nelle acque svedesi a pochi chilometri dall'importante base segreta di Muskö continua. Secondo gli esperti militari, se si trattasse di una unità di tipo convenzionale dovrebbe risalire in superficie oggi o domani, poiché le sue scorte di aria sarebbero esaurite. La possibilità che possa essere fuggito in mare aperto viene praticamente esclusa dalle fonti ufficiali perché gli sbocchi verso il largo sono controllati da unità della marina svedese. Alcuni giornali di Stoccolma avanzano l'ipotesi che si possa trattare di un sottomarino senza equipaggio, telecomandato cioè a distanza. E quindi la caccia potrebbe andare ancora avanti per molto tempo, non avendo il sottomarino necessità di emergere. L'afflusso di forze militari attorno alla zona dove dovrebbe trovarsi il sottomarino continua, come vediamo in questa immagine, anche perché Stoccolma dista poche decine di chilometri. Ieri c'è stata una dichiarazione della TASS, l'agenzia sovietica, che ha smentito in modo netto che il sottomarino possa essere di nazionalità sovietica o di altro paese dell'est europeo, avanzando anche l'ipotesi che tutta la vicenda possa essere una montatura per rendere più difficili i rapporti est-ovest. Gli Stati Uniti sono decisi a ottenere al più presto il ritiro di tutte le forze straniere dal Libano, ma l'inizio e la durata di questa operazione dipendono dai risultati delle trattative con tutte le parti interessate. Così ha dichiarato ai giornalisti a Washington l'inviato speciale di Reagan per il Medio Oriente Philippe Habib. Se il ritiro non viene ottenuto in tempi brevi, ha proseguito Habib, c'è sempre il rischio di un inasprirsi della violenza. Il mediatore della crisi libanese ha riferito al presidente durante una colazione di lavoro durata 1 ora e mezzo sui contatti avuti nell'arco di 2 settimane con i leader di Libano, Israele, Siria, Arabia Saudita ed Egitto. Habib ha detto ancora che il presidente e lui hanno delle idee specifiche sulle fasi dell'operazione di sgombero, ma ha rifiutato di rivelarne il contenuto. Sono ancora un mediatore, ha proseguito. Non mi piace negoziare in pubblico. E torniamo in Italia con una notizia da Napoli. Un gruppo di detenuti della carcere di Poggio Reale è stato trasferito nella casa circondariale di pena di Ariano Irpino. Sotto buona scorta i detenuti hanno raggiunto la nuova destinazione. Il provvedimento si inquadra nella operazione di sfollamento della prigione napoletana dopo la rivolta di 2 giorni fa tra i detenuti appartenenti a clan camorristici rivali. Il carcere di Ariano Irpino è stato costruito di recente ed è ritenuto di massima sicurezza. A Bari l'ultima ondata di sfratti rischia di diventare un problema di ordine pubblico. Alcune famiglie esasperate hanno deciso la protesta clamorosa e si sono accampate sotto il comune con tutte le famiglie. Hanno scelto le storiche arcate del celebre teatro Niccolò Piccinni. Entro la fine dell'anno salirà a 250 il numero degli sfratti eseguiti. Le proroghe ormai toccano per taluni alloggi i 12 mesi e si tratta in alcuni casi di famiglie proprietarie in condizioni davvero disagiate che hanno urgenza di entrare negli appartamenti. Proprietari legittimi che hanno il diritto di entrare nei loro alloggi, assegnatari che non possono entrarvi perché le abitazioni assegnate sono state occupate dagli abusivi.
famiglie in coabitazione ormai da anni, senza tetto, sbattuti per la strada. Questa la situazione. Noi vivevamo in mezzo a una strada, cioè vivevamo nei vagoni della stazione. Purtroppo, logicamente, con tutte le conseguenze dovute perché la polizia ci cacciava, è chiaro. Ora, chi dormiva sulla stazione, chi dormiva nel Piazza Umberto, come è stato detto sui cartelli. Ora, ci siamo messi qui, abbiamo cercato di fare questa protesta per avere una casa. Io ero già segnatario di una casa popolare, dal 1976. Purtroppo non l'ho avuta perché c'era un abusivo dentro. Dal 1976 ad oggi non ho avuto ancora una casa. Chiediamo di avere una casa. Da quanti giorni siete accampati qui sotto il Teatro Piccinni? Da sabato. Perché? Cosa è successo sabato? Sono venuta la forza pubblica e ne è cacciata fuori. Dove abitavate voi? San Girolamo. E dove abitavate? Che casa era? Come un sottano. Una stanza sola? Sì. Quanti figli che avete? 4. Che lavoro fate? Disoccupato, vado al mercato la mattina, faccio il carico e scarico. Una situazione d'emergenza, dunque, che è aggravata dalla paralisi della burocrazia. Le domande giacenti presso l'Istituto Autonomo Case Popolari sono complessivamente 11.000, 6.000 quelle degli anni 79-81, 5.000 quelle degli anni precedenti, da reinserire in graduatoria poiché non sono state ancora evase. Nei grandi saloni della Fiera Campionaria di Milano, migliaia di compratori italiani, ma anche stranieri, provenienti soprattutto dalla Germania, dalla Francia, dagli Stati Uniti, stanno assistendo da domenica alla grande kermesse spettacolo delle sfilate dell'alta moda fronte italiana. C'è anche la stampa specializzata di tutto il mondo. Sulle passerelle, modelle bellissime e pagatissime presentano gli abiti per la prossima primavera e estate 1983. Sono quelli disegnati dalle grandi firme del prêt-à-porter italiano. E a Milano in questi giorni si respira un'aria di ottimismo. Gli acquisti del Made in Italy sono già praticamente conclusi e nonostante le previsioni non proprio rosee della vigilia, i prezzi sono aumentati circa del 20%, quest'anno si è venduto bene. Paesi come la Germania e la Francia, che sembravano intenzionati a ridurre le importazioni degli abiti italiani a causa di crisi economiche interne, hanno invece comprato. I prêt-à-porter di lusso, che copre circa il 12% del mercato dell'abbigliamento italiano, sembra che non tema la crisi. L'Italia veste i ricchi di tutto il mondo, fasce di consumatori che non risentono certamente della crisi economica. E questo settore è ancora un baluardo forte della nostra vacillante economia. L'Italia ha strutture solide, un artigianato con vecchie tradizioni, una capacità di lavorare i tessuti e di cucirli che non ha nessun altro paese del mondo. E questo è certamente un segno positivo per l'industria dell'abbigliamento italiano che sta attraversando un periodo difficile. Ma veniamo alla tendenza della moda per la prossima primavera e estate. Gli stilisti italiani propongono una donna elegantissima, raffinata e seducente. Dopo alcune stranezze viste negli anni passati, si ritorna a forme consuete, quasi classiche, tessuti splendidi, morbidi e costosi. Vestiti insomma quasi sempre bellissimi e soprattutto i grandi nomi della moda hanno dimostrato anche a questo appuntamento che la creatività italiana non si è certo esaurita. C'è una notizia di poco fa che interessa soprattutto chi si accinge ad acquistare un'auto. Dal prossimo 25 ottobre il prezzo delle automobili Alfa Romeo aumenterà mediamente del 3%, lo ha comunicato stamane la stessa società automobilistica milanese. Per uno sciopero nazionale indetto dalla Federazione Unitaria dei Bancari sono rimasti chiusi al pubblico oggi quasi tutti gli sportelli degli istituti di credito. Dalla protesta si sono dissociate solo alcune organizzazioni autonome. Altre 6 ore di sciopero articolato a livello provinciale sono previste nel periodo 11-16 ottobre. È stato invece revocato lo sciopero degli autoferrotranvieri a Roma. La revoca dello sciopero è stata decisa dal sindacato autonomo Consal Sinai dopo l'intervento del sindaco di Roma. Gli organi direttivi del Consal Sinai
hanno infatti valutato che con tale intervento la vertenza degli autoferrotranvieri sia stata avviata verso una giusta soluzione. Ricordiamo che il sindaco di Roma, Vetere, aveva già chiesto al prefetto di precettare gli autoferrotranvieri che avessero aderito allo sciopero previsto ed ora revocato. Negli Stati Uniti si complica sempre più il giallo sulle micidiali capsule di Tylenol, l'analgesico avvelenato con il cianuro. A Chicago, polizia e magistratura sono al lavoro da giorni per scoprire in che modo sia stata avvelenata un'intera partita o più partite del medicinale e soprattutto da chi. Si segue la pista del maniaco. Le vittime sono ormai 7 solo a Chicago, ma altre 2 morti sospette sono state registrate in questi giorni nel Tennessee e nel Kansas. L'ultima notizia sulla misteriosa vicenda è quella relativa al caso di un giovane di Filadelfia deceduto il 3 aprile scorso. La sua morte venne registrata dall'autorità giudiziaria tra i casi di suicidio. Ora l'inchiesta è stata riaperta perché nella casa del giovane venne rinvenuto un tubetto di Tylenol. Probabilmente si dovrà riesumare la salma per una seconda autopsia. La polizia di Chicago sta anche investigando su tutti gli ultimi decessi registrati sotto la causale cianuro per verificare se vi sia implicato il Tylenol. Alcune erbe medicinali, quali il luppolo, la calendola e l'artemisia, di largo uso da sempre, potrebbero risultare nocive qualora siano state trattate con ossido d'etilene, un conservatore ritenuto potenzialmente cancerogeno. L'ossido di etilene è frequentemente utilizzato negli ospedali come sterilizzante di strumenti chirurgici, con particolarissime precauzioni proprio per eliminare rischi di effetti mutageni o cancerogeni. Risulta ora, da un'inchiesta della magistratura torinese, sulla base di una relazione informativa fornita dall'Università di Pisa, che queste avvertenze non sono sempre rispettate quando l'ossido di etilene è utilizzato per favorire la conservazione di prodotti d'erboristeria. Qualche mese fa si scoprì che la sostanza chimica era impiegata per disinfestare le erbe medicinali e per purificare le scatole di cartone in cui vengono confezionate. L'inchiesta riguardava una ditta di Michelino, in provincia di Torino, che rifornisce molti erboristi torinesi. Sono stati adottati immediati provvedimenti per evitare che questi abusi continuassero e intanto si sta indagando per stabilire se l'ossido di etilene viene impiegato per la conservazione di pomodori, frutta, in particolare le banane. Anni fa la sostanza era anche stata impiegata per conservare il pancarré. Quest'uso ora è severamente vietato e punito a norma di legge in base a istruzioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Al rally di Sanremo, che si avvia verso la conclusione prevista per domani mattina, continua il predominio delle Audi 4. Le vetture tedesche occupano infatti i primi 4 posti, con lo svedese Blomqvist al primo posto, il finlandese Mikkola al secondo, la francese Michel Mouton al terzo e l'italiano Cinotto al quarto. Quindi il duello tra la Opel e la Audi per la conquista del titolo iridato marche per il momento pende a favore dell'Audi, mentre quello per il titolo iridato riservato ai piloti tra la francese Michel Mouton e il tedesco Röhrl è per il momento a favore della francese, che potrà anche beneficiare di un gioco di squadra in casa dell'Audi. Ieri intanto a Maranello il pilota francese René Arnoux, eccolo nella foto, che ricordiamo è passato dalla Renault alla Ferrari, ha provato per la prima volta la vettura che guiderà nella prossima stagione. Arnoux si è dichiarato molto soddisfatto della Ferrari ed entusiasta delle calorose accoglienze che il numeroso pubblico gli ha fatto, pubblico che ha assistito alle prove. Terza giornata oggi a Roma dei campionati del mondo di pentathlon moderno. Dopo la prova di equitazione e di scherma che si è conclusa ieri sera nella tarda serata, guida la classifica provvisoria il francese Paul Fur con 1076 punti davanti a Daniele Massal, ecco vediamo l'azzurro nella foto, che lo segue al secondo posto con 1019. Ma oggi l'atleta romano ha la possibilità di riportarsi in testa, in programma infatti nel pomeriggio nella piscina del Foro Italico la prova di nuoto, una prova nella quale Massala eccelle in maniera particolare. Proseguono a Roma anche le fasi finali dei giochi della gioventù. Ieri si sono concluse le prove riservate agli alunni delle scuole medie inferiori. Ricordiamo che oltre 8.000 sono i giovanissimi atleti impegnati in 30 discipline. Domani entreranno su piste, campi e impianti di gara quelli delle scuole medie superiori.
Seguiamo intanto nelle immagini le gare di atletica leggera svoltesi allo stadio di marmi del Foro Italico. Nel medagliere sono in testa Lombardia e Veneto. 7 ori, 8 argenti e 3 bronzi per i Lombardi, 6 ori, 3 argenti e 1 bronzo per il Veneto. Alle spalle di queste regioni sono la Toscana, il Lazio, l'Emilia-Romagna, gli Abruzzi e l'Umbria. E ora veniamo al calcio, che ieri ha visto impegnate numerose squadre nazionali in partite amichevoli e in partite ufficiali. A Enz, in Austria, in una partita amichevole, la nazionale italiana Under 21 ha pareggiato per 1-1 con la rappresentativa austriaca di pari età. Tutte e due le reti nel secondo tempo. Prima un autogol di Sabato ha portato in vantaggio gli austriaci. Poi, 4 minuti dopo, la rete del pareggio italiano è stata segnata dal giocatore romanista Valigi, che ora possiamo vedere in questa foto. E ora diamo il via alle immagini di altro calcio. Ieri c'erano anche appuntamenti per i gironi eliminatori del campionato d'Europa. A Bratislava, ecco nelle immagini, per il gruppo 5, lo stesso che comprende anche l'Italia, Cipro e Romania, si sono affrontate Cecoslovacchia e Svezia. Il primo tempo era finito 0-0 con equilibrio di giochi e occasioni. Poi nel secondo tempo abbiamo già visto il gol segnato al secondo dalla Cecoslovacchia con Janicka. Gol che è stato raddoppiato all'ottavo minuto dallo stesso Janicka, quindi 2-0, ma proprio nel finale della partita il risultato è stato recuperato dai giocatori svedesi, che al 44esimo, vedremo al termine di questa azione, sono riusciti ad accorciare le distanze con Jingblad, e poi proprio in chiusura al 45esimo, ecco il 2-1 con Eriksson, hanno realizzato la rete del pareggio finale che stiamo per vedere, 2-2 finale, un pareggio che rende più difficile il cammino nel campionato d'Europa per la Cecoslovacchia. Ieri, sempre per il campionato d'Europa nel gruppo 1, si è anche giocata Bruxelles, Belgio, Svizzera. Hanno vinto i belgi per 3-0. Ed ora da una partita ufficiale ad una partita amichevole. Siamo a Parigi, al Parco dei Principi, Francia e Ungheria di fronte. La Francia ospiterà, ricordiamo, la fase finale del campionato d'Europa dell'84. Qui vediamo Platini che rientrava, Platini impegnato a giocare nel campionato italiano, ha offerto a Sisse un'occasione che viene, un gol che viene annullato. Platini è stato in evidenza, sia in fase di regia, ma in attacco lo vediamo ora sprecare una grossa occasione, poi ne sprecherà ancora un'altra. Nelle file francesi, oltre a Platini, rientravano anche Gires e Sisse. Hidalgo ha schierato in pratica l'intelaiatura presentata ai mondiali di Spagna. Molto rinnovata invece, ringiovanita rispetto alla formazione vista in Spagna, è stata l'Ungheria. La Francia comunque ha vinto per 1-0 la rete segnata al 20esimo della ripresa dal giovane Russi. Qui vediamo ancora un'occasione sbagliata da Platini che si dispera, recrimina, e ora assistiamo all'azione del gol del successo francese. Platini a Tigana. Che realizza l'1-0. E prima di concludere il giornale, un breve annuncio che riguarda un programma della nostra redazione che andrà in onda stasera. Vi ricordate Nashville, il famoso film di Altman? Ebbene, è proprio a questa città del Tennessee è dedicato il numero di Sestante che andrà in onda appunto questa sera alle 20.40 subito dopo il telegiornale. Il programma di Ezio Zefferi, dedicato ai rapporti fra musica e società, ha per tema questa volta la country, la musica cioè che si riallaccia alla tradizione contadina dei pionieri e che ha in Nashville una vera e propria capitale. Al programma hanno collaborato Nicoletta Iacobacci, Aldo Scarpa e Enzo Cuoco. E adesso la situazione del tempo in Italia, correnti di aria umida ed instabile di origine atlantica continuano ad interessare le nostre regioni, le previsioni fino alla mezzanotte di oggi, al nord, al centro e sulla Sardegna, da nuvoloso a temporaneamente molto nuvoloso, con rovesci di pioggia temporali e nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1000-1500 metri. Tendenza a variabilità nel settore nord-occidentale, sulla Sardegna e sul versante tirrenico. Al sud della penisola e sulla Sicilia, nuvolosità variabile con brevi piogge temporali in intensificazione nel corso della giornata. Temperatura in diminuzione nei valori minimi. Venti moderati o forti da sud-ovest, tendenti a provenire da nord-est sulla Liguria e da ovest-nord-ovest sulla Sardegna e sul versante
centrale Tirrento. Mari molto mossi o agitati. E concludiamo così la nostra edizione di TG2 ore 13. A tutti buon pomeriggio.